Sì. Sono proprio io, Mattia. Non abbia paura. Mi guardi, mi tocchi. Tu? E da dove vieni? Buffone! Dall'altro mondo. Sono tornato, sì, ma non dall'altro mondo. Sono rimasto sempre qui, in questo mondaccio. Dov'è Romilda? Per carità, la bambina. Io e Romilda ci siamo sposati. Tu? Si è sposato? Eccola la sposina che... La bambina! Non piangere. Che piangi? Su, vieni. Cos'è? Cos'è? Piangi perché sono vivo? Guardami. Vivo o morto? Ma tu... che hai fatto? Mascalzone! Lasciandoci qui solo e senza un soldo. Farà butto. E ora che hai finito la vacanza ai quattrini ti ripresenti. Ora che ci siamo sistemate per buttare tutto all'aria. Ma prima ti ci ributto io in quella gora. Delinquente! Dai zitta, brutta strega. Tu sei stata la prima a riconoscermi nel cadavere di quel povero affogato. Perché tu volevi vedermi morto. State fermo con le mani, sai. Tutti quanti ti hanno riconosciuto, tutto il paese. E ora? Per me tu puoi tenerti tutto, eh? La moglie, la figlia, la suocera soprattutto. Io sono vivo. Quando la legge lo verrà a sapere, forse mi costringerà a riprendermi ogni cosa. E anche ad andare in galera. A me? Intanto per occultamento di persona e abbandono del tetto coniugale. Andai ad abitare con mia zia scolastica. E il fatto che ogni tanto mi recassi al cimitero a rendere omaggio alla mia tomba era considerato da tutti lo scongiuro di un superstizioso burlone. È la migliore soluzione. Tutti l'hanno accettata, senza star tanto ad indagare. E tutti ti vogliono bene, in fondo. Malagna e... Ah, dimenticavo il gatto. Sì. Malagna e Pomino, dicevo, non si arrabbiano se le loro mogli ti usano qualche piccola tensione personale. Caro Pellegrinotto, io ho quel che ho donato, come diceva D'Annunzio. In fondo ti è andata bene, che ne sai? Che cosa sappiamo di quello che sarebbe potuto succedere? Nulla. Che cosa è successo? Niente. Tutto è come prima e io mi ritrovo qui come sempre. Sì, ma dopo aver vissuto la vita d'un altro con tutte le sue speranze, le sue gioie, i suoi dolori, e dici niente. Sì, sì, tutto bene come dici tu. Ma il giorno, spero lontano, in cui io andrò ad occupare il mio posto sotto quella lapide, certo, il problema si ripresenterà e quel poveraccio sarà sfrattato. Ma chi sarà poi? Nessuno se l'è mai domandato. Ma...